Salve a tutti ragazzi, sono sempre Alessandro e vi do benvenuto in questo nuovo video. Torniamo dopo un po' di tempo su World of Tanks. Oggi vi mostro appunto questa partita con l'Oggi 268, cacciacarro russo livello 10, acquistato da poco, con cui ho fatto ben poche partite. E questa è di sicuro una delle migliori. Beh, sì, anche sia per la partita sia comunque per le onorificenze prese. E quindi niente, ho fatto questa bella partita, ho pensato di mostrarvela perché in effetti ultimamente sto facendo vedere magari pochi video di WoT, vorrei cercare di variare più che altro perché, proprio ve lo dico sinceramente, sono due motivi. Il primo è che mi sto stancando di giocare a World of Tanks, infatti oggi avrò fatto, non so, 6-7 partite. E sono sempre troppo teso, perché purtroppo, che mi piace o no, do sempre troppo risalto alle statistiche. E più che altro magari al win ratio, quindi appena faccio tre partite, le perdo tutte e tre, mi incazzo, mando a fanculo tutto e chiudo. Quindi non riesco mai a giocare serenamente. Anche qui vedrete qualche insulto, mi sembra pochi, forse gli unici verso quegli S7 lì, che è andato troppo avanti. Almeno secondo me in questa mappa bisognerebbe andare più indietro, non dove è andato quegli S7 lì, perché appunto se gli avversari si sporgono poi noi cacciacarri possiamo spararci, diciamo. Comunque, vabbè. Quindi il primo motivo è questo, sto un po' perdendo la voglia di giocare a WoT, non riesco più a fare gran di partite, ovviamente perché giocando pochissimo. In questa settimana avrò giocato solo oggi, avrò fatto appunto boh, 10 partite, diciamo, facciamo 10 partite a settimana, difficile che te ne venga una fuori una bella. Oggi per fortuna è successo, questa comunque può essere definita una buona partita. Prenderò Spartano, Mietitore, Prima Classe, Asso, Cecchino, comunque un po' di cose, insomma. Quindi questo è il primo motivo per cui sto cercando anche di variare. Il secondo motivo puramente più tecnico e diciamo commerciale, ovvero cioè ovviamente i video di World of Tanks, un canale incentrato solamente su World of Tanks ha molto meno risalto rispetto a un canale che magari tratta anche altri giochi, perché comunque, che piaccia o no, World of Tanks in Italia non è così conosciuto. Di sicuro ci sono migliaia di giocatori, immagino, italiani di World of Tanks, però ovviamente non è detto che tutti conoscono il mio canale, e non è detto che neanche lo conosceranno col passare del tempo. Quindi anche solo per cercare di, come dire, anche sì, aumentare gli iscritti, comunque di farsi conoscere di più, bisogna cercare anche un po' di variare. Quindi sì, World of Tanks, che rimane il gioco principale, anche perché ora come ora, praticamente penso il 99% dei miei iscritti è iscritto al canale per World of Tanks, e quindi ovviamente io non posso dire va bene, non lo faccio più, anche perché ripeto, la maggior parte degli iscritti vogliono vedere questo gioco. Però penso che possa essere una buona cosa anche variare. Appunto, in questi giorni sto facendo video di Battlefield 4, adesso che ho comprato poi l'HDPR per registrare la console, ogni gioco di console magari cercherò di registrare qualche video. Vi invito a guardare il video di Battlefield 4 di ieri, la prima missione della campagna, anzi una parte della prima missione, e anche oggi pomeriggio uscirà un'altra parte della missione, sempre su Battlefield 4. Quindi niente, ho voluto fare questa precisazione, però non ho parlato molto della partita, ma il bello viene adesso. Ho voluto fare questa precisazione perché appunto volevo che tutti lo sapessero, che insomma sto giocando meno a WoT, continuerò a fare video di WoT, ma vorrei anche variare. Detto questo, veniamo un po' a parlare della partita. Allora, oggi 268, come vedete per adesso non abbiamo avuto quasi nessun problema, insieme ai miei alleati sono avanzato molto tranquillamente. Qui molti magari mi criticheranno, ho deciso di sparare al bot comunque per toglierlo di mezzo, non si sa mai, poteva comunque tornare in partita, non avevo altri avversari che mi stavano subito per sparare e quindi mi sono potuto fare, diciamo, il bot. Adesso siamo in una situazione che è un po' difficile, in effetti.
Tantissimi nemici sono tornati indietro. Come vedete, c'era anzi un Indian Panzer, un T-110, un White Tiger e un Foch. E quindi, insomma, un T-62A anche, come potete vedere dalla minimappa. Non siamo proprio messi strabene. Il nostro IS-7 qui riesco a fare questo colpo un po' anche fortunato, però insomma riesco a togliere di mezzo sto nemico. E sempre bene, ragazzi. Piuttosto che allora, metterei un attimo in pausa. Ci possono essere due, diciamo, momenti. Quando la partita sta andando strabene, allora si può anche cercare, piuttosto che farsi la kill, sparare a diversi bersagli per fare più danno possibile. Cioè, se c'è un nemico a 200 HP, uno a 700, sparate a quella 700, magari non lo uccidete, ma fate molti più danni che facendo solo i 200 e poi la kill, diciamo, sull'altro nemico. In questo caso però, in cui era bene cercare di uccidere più nemici possibile, ecco, ovviamente anche in molti altri casi, concentratevi su quello che ha meno vita, perché comunque un carro con l'1%, quindi anche solo con un HP, può comunque sparare e far male come un carro al 100%. Certo, magari ha qualche modulo danneggiato. Magari ricarica più lentamente perché c'ha il servente morto, eccetera, eccetera, però comunque fa lo stesso male, quindi è in egual modo pericoloso. E quindi cercate di toglierlo di mezzo. Comunque la partita sta andando avanti, a questo punto è assolutamente stravinta. Il problema è che è vinta per la squadra, però non per me e lo Tiger, perché ora ci troviamo da soli contro due carri messi anche loro non benissimo di vita, però due carri veloci, agili, diciamo adatti contro dei cacciacarri. L'Air Tiger infatti viene ucciso. Adesso io mi trovo da solo. Qua ovviamente la partita era vinta, però ci tenevo a non morire. Quindi prima mi faccio il T115, che è quello più lento e diciamo che quindi riesco a fare senza troppi problemi. Qui non voglio dire che l'ho fatto apposta, perché non l'ho fatto assolutamente, non l'avevo notata la carcassa, stavo guardando ovviamente il T-62A, è un colpo di fortuna. Infatti mentre il T-62A mi aggirava, io sono ovviamente andato indietro per cercare di resistere al giramento, e siamo andati tutti e due contro la carcassa di S7, che però ovviamente mi ha favorito, perché come vedete ha fatto come un muro e quindi io ho potuto sparare. Adesso, come vedrete appena ricarico, ha rallentato molto il T-62A, io riuscirò a spararli e quindi la partita viene vinta. Quindi 6 kill, 5600 danni, beh, non male, anche se vabbè, diciamo è normale per un carro del genere, comunque sono sempre bei danni. A questo punto vi lascio con le statistiche di fine partita, scrivetemi nei commenti se vi può andare bene questa cosa del variare, ripeto comunque che continuerò a fare video di World of Tanks. Se avete un'idea di un video, scrivetemela nei commenti, via messaggio privato, su YouTube, su Facebook. Se vi viene un'idea, magari su un video, su un'analisi di un carro, un tutorial, voi scrivetemelo, perché potreste darmi l'idea giusta. Io ovviamente poi, se è una bella idea, cercherò di realizzarla. Detto questo, alla prossima. Ciao ciao!